Però voglio dire che sono qui a tutti. Ma per ora niente, ancora devono iniziare. Sono qui. Vicino al tuo vedrò che mi riesce a fare. Non c'è tanta gente, l'ingresso non si fa. Buonasera. Oh, buonasera. Se uno prende la consumazione, non bene, bene. Condividete la diretta, allora questo è il modo. Prima le prove, ora queste è il modo. Vodica tutto? Bene, dai. Dai, in attesa di vedere le modelle. Siamo con la strada. Dai, ci sentiamo, se faccio presto ti chiamo. Vai, ciao, ciao. Accomodarvi perché fra pochi minuti inizieremo con lo spettacolo. Grazie. La giuria per favore si sieda. You might be listening.
She's another one to see. I'll give it all, take all this all. It's real to see. No, it's really to see. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negroni al Tropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata con sottofondo Nirvana. Tu da testa a piedi grippata. Buonasera Montecatini! Dai chili in bocca. Come state? Poi serata. Devo dire che è veramente un'emozione per me essere qui anche stasera a presentare la 12ª edizione di Miss Montecatini. Il tempo è passato davvero velocemente, perché mi sembra ieri di aver iniziato la prima semifinale e invece siamo qui alla finalissima! Stasera appunto conosceremo la nuova Miss Montecatini 2020, che ricordo ancora una volta sarà il nuovo volto di Montecatini, della nostra città, per l'intero anno. Inoltre, oltre a ricevere i vari premi degli sponsor, sarà la nuova testimonial delle terme. Vorrei appunto ringraziare, come sempre, Alessandro Michelotti, l'amministratore delle terme, perché ormai da 7 anni a questa parte ci ospita qui, in questo bellissimo patrimonio artistico. Vi ricordo anche molto velocemente che la serata di domani sera di Renzo del Caffè Storico Tettuccio è spostata venerdì. Non so per quale motivo, ha detto solo che aveva un impegno, quindi non si sa. Bene, andiamo avanti, vorrei subito salutare la nostra meravigliosa giuria. Come state in giuria? Stasera ci siamo, è la finalissima. Saluto il nostro Brunetto che sta facendo le riprese da casa per i nostri canali social Facebook e YouTube. Il nostro fotografo che è qui, a me non mi fotografa mai, ora ci passo davanti, vediamo se mi vede. Una foto? Oh. Oh, l'altra volta me l'ha fatta e non l'ha pubblicata, com'è questa storia? Saluto il mio meraviglioso pubblico che è qui anche stasera! Ah, anche voi, anche voi! La Barnetta, addirittura, bravissimi! Allora, questa sera ci saranno tantissime sorprese, so che ve l'ho detto ogni sera, ma questa sera in particolare avremo qui dei comici eccezionali e anche un illusionista, scelto dalla nostra Rachela, è vero o no? Fatti vedere un po' quanto sei bella stasera, guardiamo un po' le nostre giurate, dai alzatevi le nostre bellissime ragazze, Valentina e Margherita di Oma 91, la nostra Rachela di Link. Abbiamo qua il nostro Marco, il nostro broker delle assicurazioni. Buonasera, buonasera. Il nostro Grazzini, giornalista del Tirreno. Allora, mi sa che qui manca qualcuno. Lo Spadone, arriverà, arriverà. Abbiamo poi qui, quando arriverà, un trio delle Bermuda, devo dire, Tra voi tre ho paura. Buonasera, Omar. Come sei elegante questa sera. Sempre elegante. Va bene, bravo, bravo. Si è fatta anche la barba per la finale, si è accorciata un po'. Allora, vorrei ringraziare subito Sposa Moderna Temier di Rossellini Amaria per aver sponsorizzato anche questa sera i nostri bellissimi abiti. E appunto ci sarà una sorpresa, perché stasera stileremo anche con degli abiti da sposa proposti proprio dall'ora Temier.
Voi non avete anche conosciuto il mister Dolce Vita, che è stato eletto domenica 6 settembre a Minigolf, è qui con noi stasera. Ma prima di farvelo conoscere, vorrei velocemente nominare ad uno a uno i nostri sponsor per ringraziarvi per queste bellissime serate. Allora, ringraziamo subito Stefano, di Sandra e Stefano Parrucchieri, per aver pettinato le nostre bellissime ragazze anche questa sera. Valentina e Margherita di Oma 91 per averle truccate. Rachela Kovacs di Link per tutta la connessione. Rossellina Amalia di Sposa Moderna Atelier per averci dato i suoi bellissimi abiti. Elisabetta di Verde Mani Eventi per aver creato i bouquet anche questa sera delle nostre miss radiostrici. Matteo di Foto Silvestri, Francesco di Studio Fotografico Rossellini, che è qui con noi per uscire quasi foto grandiose, Renzo del Caffè Storico Tettuccio, Leonardo e Simone di Infortunistica LS, Giada di Artefact, Adriano di CV Lavorazione Artistica del Ferro, che è colui che realizza ogni anno lo scettro della Miss, meraviglioso, e lo vedremo stasera. Gianpiero Cardelli del Montecatini Terre Basketball, Fabrizio Giovannini del Montecatini Calcio, Andrea del Tennis Club La Torretta, Lorenzo Borghetti del Reload e ovviamente Astra e Cortex, che ci delizieranno a fine serata di live con Negroni a Tropicana, ormai diventata sigla di Miss Montecatini. Voglio anche ringraziare il nostro Luca del Service per aver curato tutte le luci di tutte le serate, perché senza di lui appunto saremmo persi. Grazie mille Luca. E adesso iniziamo subito col botto. E quindi come non presentarvi le ex Miss Montecatini dell'ultima edizione. Gaia Pardini e Fatima Emiro. Un abito proposto da Sposa Moderna Atelier. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from my face that I was Fatima Emiro. Anche lei indossa un abito proposto da Sposa Moderna Atelier. Miss Montecatini 2018 e coreografa ufficiale di Miss Montecatini 2020. You're beautiful. Anche questa sera bellissime come sempre, ma manca qualcuno, e allora conosciamo il nostro mister Isacco Salvi, accompagnato dalla nostra miss in carica ancora per qualche ora, Serena Sestini. Un applauso. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Serena Sestini, I never knew you were someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Salvi, Mister Dolce Vita 2020, colui che accompagnerà la futura vincitrice di questa sera in tutte le serate di Miss Montecatini 2020. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening.
into our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath. Sono bellissimi o no? Fatevi sentire! E allora rivediamole tutte e quattro insieme. Fateci un perimetro. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl. Beh, io vi vorrei un attimo presentare il nostro mister. Il mio staff tecnico può passare un microfono? Grazie. Allora, vieni avanti, Isacco. Intanto facciamogli un applauso. Che ne dite? Grazie. Allora, presentati un po'. Tu sei il nuovo mister. Com'è stato vincere il concorso? Sei emozionato per quello che ti aspetterà? Sì, sono contento. È stata una esperienza nuova. Mi aspettavo di vincere, quindi ho avuto una realtà e sono contento di vincere. Senti, presentati un po', quanti anni hai, da dove vieni e cosa fai nella vita? Ho 22 anni, sono di storia, in realtà studio l'università di Firenze Design e faccio la cadetta a Torino. La sera sono a pallacanestro. Facciamogli un applauso. Grazie Isacco. Serena, vieni avanti. Ecco la nostra miss in carica. Come ti senti? Tra qualche ora conosceremo colei che ti toglierà la corona, Anchia. Sicuramente sarò molto emozionata e anche un po' dispiaciuta non posso negarlo. Cosa ti aspetti da questa serata? Hai già in mente qualcuna che potrà subentrare dopo di te o ancora tutto da vedere? Ancora tutto da vedere, ancora tutto si può giocare, però... qualche ragazza, devo dire la verità, l'ho vista. Io vi ringrazio, vorrei un attimo sentire la nostra Fatima e la nostra Gaia, per capire. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, voi come vi sentite essere qui appunto a Discoteca Capini? Ormai siete qui da qualche anno, avete visto anche la Serena che ha vinto l'anno scorso. Questa sera cosa vi aspettate? Sempre un'emozione, guardare la nuova vincitrice magari con un po' di malinconia? Malinconia ormai l'abbiamo già passata, però sicuramente sarà un'emozione. E soprattutto ci sono delle bellissime ragazze, sarà molto difficile per la giuria giudicare. La mia fortuna è stata vedere vincere tutte e tre, sia lei, sia te, sia la nuova. Nessuna di voi ha visto me. È vero, diciamo che è la senior del gruppo. Questa sera ti toccherà vedere anche la futura vincitrice. Io ogni anno rivivo la stessa emozione, per me è rivivere quella sera ogni anno. Fatima, vorrei fare una domanda anche per te, un'ultima. Questa sera cosa ci hai preparato? Tu sei anche la coreografa di questa serata come delle scorse. Cosa hanno imparato questa sera le concorrenti? Possiamo svelare un po' qualcosa? Sarà sempre TikTok oppure un'altra idea? Per questa sera abbiamo cambiato genere, però devo dire che nonostante non sappiano ballare molti, sono davvero molto brave, soprattutto ha fatto bene la semifinale perché si sono un po' adeguate, però è tutta una sorpresa. Io non vedo l'ora di vedere cosa ci hanno preparato, vi ringrazio perché adesso è tempo di conoscere le nostre concorrenti. Grazie mille ragazze, ci vediamo più tardi. Voi che dite, siete pronti a vedere queste ultime 24 finaliste? Una di loro sarà colei che vincerà il titolo. Siete pronti o no? Io ti voglio sentire pubblico, dai, stasera è la finalissima! Bene, allora conosciamo le concorrenti sulle note di Camilla Gammuto che ci canterà Love on the Brain. Thank you.
Thank you.
sta in piedi di indossare la mascherina, grazie, perché siete in tanti. Vorrei un attimo un commento dalla nostra giuria. Avete i microfoni? Ecco, bravi, stasera vi voglio sentire. Valentina? Va bene, ha detto che ce lo dice dopo e io ci credo parola. Andiamo a sentire anche il nostro Spadoni, Andrea, come stai? Passiamo al microfono. Aspetta, ora ti arriva. Alzati, dai, alzati. No, non volevo alzarmi perché sono un po' ingrassato. Dai, ma ti ho ingrassato, alzati, non fare il timido. Ciao a tutti, buonasera. C'è più gente quest'anno, come mai? Chissà come mai. Senti, presentati un po', io so che ti conoscono. No, qui ti conosco, sono super contento perché mi sfoggiatini un po' anche mia, no, mia è di Vito, però l'ho presentata per tanti anni, per tre o quattro anni, non mi ricordo esattamente, e tornare qua stasera tra tutta questa gente è veramente bellissimo, vedo che mi hanno tolto il fatto, perché sei alta, perché sei troppo alta. Io ringrazio tutti, complimenti a Vito per questa manifestazione sempre più bella, grazie. Senti, io una domanda, com'è passare dal presentatore a membro della giuria? No, è la vita naturale di uno che sta invecchiando, che comunque sta qua, perché ci voglio essere insieme a voi. L'anno prossimo cosa mi fai fare? Le pulizie, dice Omar, no, dai. No, ma va bene, io mi fa piacere perché vedo tanti amici. Sei sempre sto meglio in giuria che a presentare. Davvero? Sì, sì. Sei contento lui? Sono contento. Grazie mille Andrea. Grazie. Allora, io per voi stasera vi volevo portare il nostro comico. Colui che è venuto alla scorsa edizione, che molti di voi non hanno visto perché si è venuto al minigolf, di Mister Dolce Vita. Purtroppo però mi ha inviato un audio vocale su WhatsApp, come va ora, e mi ha detto che non verrà, ci manda il suo zio, così dice, tanto è più bravo di lui. E allora facciamo entrare questo zio! Olè, buonasera, le mie amiche e mie nipote. Io sul palco, ma scusami, Mi diciamo andato meno, diceva, non ci posso venire stasera, ma ha detto di andare io, posso andare io? Guarda, per me sì, l'importante è che mi fai ridere il pubblico. Vado per Miss Monteatini 2020, bravo. Buonasera. Era qui che guardavo. Sera, lei è il sindaco? No, chi è il sindaco? Ora lei pare possibile, ma ha fatto il preventivo, il muratore, ho fatto una casa stupenda, ho fatto una cucina tutta tonda, bella, proprio tutta tonda, pareti tonde, vabbè. Poi ho fatto un salotto, ho fatto il salotto tutto tondo, proprio tutto, quale pareti, ho fatto il bagno tondo, tutto, ho fatto un tinello, tutto tondo. L'altro giorno nella piazza c'era un amico, Fannello, come mai hai fatto l'assa tutta tonda? Dice, sta zitto, l'altra volta la mia suocera appena saputo che rifaccio l'assa, mi ha detto, oh mi raccomando, quando rifai l'assa, tieni un angolino tutto per me. Ragazzi, quindi a me hai visto il mio nipote? No, sono uscito un pochino perché non ce l'avevo più a stancata, via, ti guadagno. C'ho la mia moglie, ragazzi, mi distrugge, io se non esco un po' di asa, l'altro giorno mi fa. Era il suo compleanno, dice, oh, quest'anno mi voglio rifare tutte, quest'anno mi voglio rifare la bocca, dice, mi voglio rifare il seno, mi voglio rifare le tette, mi voglio rifare tutta. Io dico, amore, guarda, io per me ti ci porto anche, solo che la chirurgia estetica, secondo me, è come quando rifai il bagno. Dice, perché? Perché le piastrelle tu le cambi, ma il cesso rimane, cioè io, e te lo dico, no? No, vedi, è una situazione... La situazione brutta, poi mi fa spendere se ti guardo una cifra esagerata. L'altro giorno arriva, mi fa, amore, guardala come sono invecchiata, guardala come sono brutta, guardala tette, le tette come mi sono cascate, ma secondo te che ho? E io, ragione amore, c'hai ragione. E per non parlare del mio figliolo e la mia figliola, buonasera, la mia figliola è vegana.
so se la figliola praticamente tutto il giorno mangia verdura, frutta e insalata, cioè non fa tutto il giorno insalate, 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 ma veramente cioè, tutto il giorno ha mangiato un mese insalata. Per Natale, per dire, l'ho invitata a casa mia, come aperitivo, ma mangiò tutto il muschio e il presepe, per dire. Cioè, no, sapete, non so, lasciamo perdere, vabbè, mio figliolo gli ho comprato, mi si è comprato lui, penso, quelle così, quelle si fumano, fanno la nube, come si chiama, se, la sigaretta elettrica, stupenda, io qui ho in casa sto figliolo, sta nube, non c'ho un figliolo, c'ho una stufa io in casa, e ma poi fuma quei liquidini, gusto, ha comprato con il signore, non so se la fuma, gusto menta, gusto cioccolato, fuma tutti questi aromi che io quest'estate ho fatto un esperimento, li ho provato, al posto del liquidino gusto menta cioccolato gli ci ho messo un tubetto da Autan, a me lo fuma lo stesso, ma perlomeno va a lottare le zanzare, per dire, no, ho fatto un'invenzione, no, ma si fa per uscire un pochettino, che puoi fare, io vengo sempre a Montecatini, andavo ai Gambrinus, no? Gambrinus, sempre dai Gambrinus, c'era un amico, tutti gli anni mi aspettava, io sono di Scandici, no? Mi aspettava tutti gli anni che mi vedeva, era curioso, voleva sapere dove andavo in ferie, mi ricordo 3 anni fa, appena entrai su, lui curioso, mi fa, di Cinello, dove sei stato quest'anno in vacanza? Sono stato in corso in Svizzera, ho fatto la vacanza in Svizzera, no bello, dice sto in Svizzera, tu l'avrai viste belle le ossa, le elvetiche. Io dico, come? Dice l'avrai viste belle, dico, le elvetiche tu l'avrai viste. Io le elvetiche, io non sapevo su di una, sono là a casa, ho aperto un vocabolario, elvetiche sono le donne svizzere. Io no, lei ride, io non lo sapevo, le cose ci ho da raccontare su queste cose vediche. Infatti 2 anni fa ci ritornai al Gran Minus e mi fa, Cinello, dove sei stato quest'anno in vacanza? Dico, sono stato in Grecia. Vabbè, Grecia stupenda, se non sei stato in Grecia l'avrei viste le ossa, le elleniche. Dico, come? Dici le ossa, se stavo in Grecia l'avrei viste le elleniche. Dico, guarda, io allora sono andato a casa, signora, io non so una figuraccia, e lei che sono le donne greche. Io non lo sapevo, le ossa ci avevo da raccontare su ste elleniche. Dico, ma il prossimo anno non mi frega, infatti ci ritornai, mi fa, Nero, dove sei stato quest'anno in vacanza? Dico, ma sono stato in Egitto. Ah, bello l'Egitto, ma che tu l'hai vista le piramidi? Dico, sì, come sono? Due maiali da nulla. Ragazzi, così, non mi hai visto il mio nipote... passi di là, vabbè rimango 2 minuti, no ragazzi, ma si esce, ma meno male c'è la salute, guarda, ho fatto un'operazione signora, perché uno guardi male, ho fatto un'operazione, no, per dire la sanità che c'è in Italia, no, ho fatto un'operazione a un testicolo, ce l'ho da toglierlo, veramente c'è cosa da dire, allora per dire la burocrazia che c'è in Italia, per levarmi un testicolo in sala operatoria 6 dottori, sei dottore, sono uscito dalla sala operatoria, gli altri pazienti mi chiamavano Maradona, dice un mio amico, perché Maradona ha provato a sempre la prima palla? No, ma bisogna ci sia la salute, quando dico c'è la salute, io l'altro giorno sono andato a bar, c'era un amico, quella cioè, era una vita, non lo vedevo, l'ho visto, è entrato in sedia a rotelle, poverino, tutto short, parlava male, sicché c'era la sua vita, scusi. Dico, marito, dice, ma che hai fatto? Dice, sta zitto, un trombo. Dico, a chi ho un trombo? Ma se non è se nelle condizioni, se ne c'è cosa e cosa. Ma vabbè, ma insomma, dai, si esce solo perché tu dici, c'è un po' di problemi. Ora vado a cercare il mio nipote, c'ho dei problemi a casa, buonasera. Mi sa che io ho un problema. Cazzo fa? Vai. C'ho un problema, signor giudice, è il telefono, cazzo, su. C'ho un problema che mi sa c'era anche te. C'ho un problema con la mia moglie. Una sola, sì, una sola. Praticamente lei non riesce a raggiungere l'orgasmo. Ma mi piglia a pericolo, sì, no. Non riesce a raggiungere l'orgasmo. Allora l'altro giorno arriva in mattina, dicevo, stasera ho fatto un sogno. Mentre sei lì a fare l'amore, che è sull'armadio nostro di camera c'era un marocchino.
mentre c'era che fa l'amore sto marocchino sventolava una farma, gli sventolava questa farma, io godevo, dice, come una cinghia. Dico, no, sarà un sogno? Proviamo. Che conoscevo un amico marocchino, viene al bar e io gli ho dato qualcosina, dico, vieni, in casa mia c'è da fare un esperimento, si è provato, camera mia, glielo giuro. Allora io mi sono messo in posizione sul letto, in questo marocchino stava lì sull'armadio, mentre io cosavo la mia moglie, lui sventolava sta farma, e la mia moglie nulla, cioè non sentiva nulla, ma zero. Sì, la mia moglie fa, oh, proviamo. Si fa a cambio. Il marocchino dice, te vai sull'armadio, fai la farma, il marocchino dice, si manda a me nel letto. Io ho detto, visto che ci siamo, proviamo. Allora il marocchino era lì nel letto con la mia moglie, no? Io ero su quest'armadio che ventolavo sta cazzo di farma, sì. A un certo punto il marocchino ha iniziato, la mia moglie godeva con Mauricio. Infatti sono sceso dall'armadio, sono andato da questo ragazzo marocchino, l'ho battuto la mano sulla spalla e hanno detto, oh, sei una sega, sei come si sventola. Grazie, vado a prendere il minifone. Dove andà? Scusi, chi ha mai visto il minifone? Il nostro Samuele Rossi, dove scappi? Vieni, fatti conoscere dal pubblico, facciamogli un altro applauso. Dove è andato? Ma dove mi rigira? Dove vai? Dove scappi? Bravo, spento. Sarà lo spento per dire la via, come dire. Senti, no, presentati un po' al nostro pubblico. Ma che ti vuoi presentare? Penso che si siano già fatti un'idea chiara. Penso. Specialmente lui che... Quale? Io pensavo fosse il sindaco. Ma ecco, c'è il sindaco. Infatti non volevo entrare stasera per un po' una figura. Non c'è il sindaco, bene. Il sindaco c'è. Il sindaco non si vede, ma c'è. Vabbè, grazie mille, Samuele. Ci vediamo dopo, dai. Ci vediamo dopo. Allora, colgo l'occasione per salutare anche Laura e Alessia, che ho visto che stanno già girando nel parterre a fare le interviste, quindi mi raccomando, voi del pubblico, fatevi intervistare perché dopo io voglio sapere tutte le cose nascoste dei nostri concorrenti, e salutare anche i nostri ragazzi che sono all'entrata. Facciamogli un grande saluto e un applauso perché poveri, loro lavorano veramente un sacco e sono arrivati a prendere le temperature. Ciao Virginia, Asia, Martina e anche il nostro Alessio. Allora, io questa giuria la vedo un po' troppo carica stasera, la possiamo ridurre un po'? Che dite? Ah, ve l'hanno già portato? Avete sentito un po'? Buono, io direi che è buono, bene. Speriamo faccia effetto, soprattutto di qua. No, sto scherzando. Allora, adesso per voi la prima esibizione di Artefact, la scuola di danza di Giada. Thank you.
sempre giovanissima la nostra Giulia. Dai, vieni qua a fare la timida, presentati un po' al nostro pubblico. Quanti anni hai? Io ho quasi 12 anni. Quasi 12? Da quant'è che balli? Qua, diciamo 8 anni. 8 anni. E da questa passione dove è nata? Non lo so, cioè mi piaceva danza, quindi poi me lo dicevano anche comunque le mie insegnanti della materna. Eri già una batterina, sì. Già dall'asilo, bellissima. Bravissima, ci vediamo dopo. Grazie mille Giulia. Direi che adesso è il momento di chiamare qui con me le mie colleghe. Gaia e Serena, venite pure. E stasera ho l'intenzione di lasciare a loro il compito di chiamare queste bellissime concorrenti in costume. Che onore! Vieni Serena, vieni. Facciamo un applauso alle nostre bellissime Miss. Fatima, ci dai un segno? Sono pronte le ragazze? E allora facciamo entrare le concorrenti! Vamos! Lasciamo tutto, parliamo per una meta lontana, neoni appropriata alla rubina settimana. La festa è già cominciata, un sottofondo di mana, la festa viene rifata, non mai avrebbe da fatta. Anche quest'estate non ho la vacanza, un'unica notte molto in terrazza, ma per le storie se spiace fai la pazza, credevi fossi amare invece solo nella vasca. Queste sono le scorte, sono 40 gradelli, ma tutte stesse sono tutti i nuovi body, che contorno scopriamo questa playa, che mi fai salire la notte, questa sera usci, voglio mancare più la goccia. Lasciamo tutto, parliamo, per una meta lontana, nero che altro mi regala, la rutina. La festa è già cominciata, con sotto fondo di barana. La festa viene rifatta, io e Maria presa da patta. Dai chi mi mostra la nuova, forse era la foto battaglia. La prima fissa che appaia, ma sono io ad una cattaglia. Se le sei nel locale col vestito aggirato, tanto me non ho inviato, tanto sono abituato. Io ti guardo dentro i occhi, più mi vuole accelerato. Sta vacanza, se rifletti con Cuba non ne senti la mancanza, questa maledetta estate voglio stare nella pasta. Facciamo un grande applauso a queste ragazze, stasera si completeranno la corona della sera, per poco. Adesso le facciamo uscire e le conosciamo meglio una ad una. Ah no, scusate, non escono. Ok, scusate. Partiamo dalla numero 1, Silvia Ciacci. Silvia viene da Lucca, ha 19 anni e pratica equitazione. Si è appena diplomata e si è rilanciata nel mondo degli studi. Fisso la parete, tanto notti
professione infermieristica e nel tempo libero va in palestra. Sogna di diventare infermiera e realizzarsi nel mondo della moda. Giorgia De Milito, la concorrente numero 3. Giorgia viene da Livorno, ha 16 anni ed è una studentessa. La sua passione è il mondo delle sfilate, infatti nel tempo libero effettua corsi di portamento. Sogna di diventare come modella, attrice o presentatrice. Carlotta Michi, concorrente numero 4. Se il mondo chiama a rispondere, almeno per un po'. Carlotta ha 17 anni e viene da Fonte Bolzanese. È una studentessa e nel tempo libero fa pallavolo. Se non ho una meta, ci sei tu la mia vita. Sogna di diventare una fisioterapista. Concorrente numero 5, Aurora Buonanno. A 18 anni è una studentessa che viene da Monsuma. Nel tempo libero ama dedicarsi alla danza, al canto e alla recitazione. Il suo sogno è quello di entrare nel mondo dello spettacolo realizzandosi come attrice. Concorrente numero 6, Sara Marzocco. È una studentessa di piede da Lucca. Il suo sport è il pattinaggio artistico e sogna di diventare una professoressa di ginnastica. Componente numero 7, Federica Pini. Federica ha 17 anni e viene da Ponte Buggianese. Ama tenersi in forma, andando in palestra, e il suo sogno è quello di entrare nel mondo della moda. Componente numero 8, Asia Iacomelli. Cosa compito? Dimmi. Asia ha 17 anni, è una studentessa e vive a Monte Catini. E come non
Asia fa nuoto e il suo sogno è quello di essere medicina. Mamma sitta, mamma sitta, che bonita. A 16 anni e viene da Pietra Santa. Mamma sitta, mamma sitta, che bonita. Mamma sitta. Nel tempo libero si dedica al ballo caraibico e sogna di diventare una fisioterapista. A 17 anni vive a Lucca ed è una studentessa. Margherita ama le imitazioni e il suo sogno è di lavorare nella moda. Concorrente numero 11, Isabella Giometti. Passione che ha fatto dentro di nel cuore per risparmi. E sono caro. È una studentessa di 18 anni e viene da Lucca. Come tutte le donne, nel tempo libero ama dedicarsi allo shopping. Anche se il suo sogno è quello di diventare una modella. Concorrente numero 12, Federica Navari. Io non so. Ha 22 anni e viene da Pietrasanta. Lavora come commessa, ma trova sempre tempo per andare in palestra. Ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli. Abbraccia aperte si come i tentacoli. Spera che risolva tutto il Signore. Sogna di diventare una modella. Questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere sacchi, fa mettere la luce. Concorrente numero 13, Matilde Dio d'aiuto. Potrei dirti qualcosa di più. Ed è una studentessa di 17 anni. Matilde pratica pallavolo e sogna di poter frequentare l'università di medicina. Se la felicità un bicchiere a metà, stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle La sua passione è il make-up e sogna di diventare una modella. Con numero 15, Deborah Bargagni. A partire mai, io cerco
Deborah viene da Diana, è una studentessa di 20 anni all'università. Deborah pratica Muay Thai e nel tempo libero si dedica ai temi aerei. Ma quest'anno il suo sogno è quello di diventare una virologa. Numero 16 e Nola Bresciani. Concorrente numero 17, Viola Banditelli. È una studentessa di 15 anni ed è da Pietraniere. Ama dedicarsi al canto, alla recitazione e al ballo, principalmente di pop. Il suo sogno è quello di diventare un'attrice. Componente numero 18, Giulia Giorgi. Giulia ha 16 anni, è una studentessa e viene da Pescia. Il suo hobby è quello di studiare e sogna di realizzarsi. Tengo una cosa buona, concorrente numero 19, Marta Zucca. Marta è una studentessa di 16 anni e viene da Pietraniere. Pratica danza classica e il suo sogno è quello di diventare una fotomodella. Numero 20, Laura Iannotta. Mi aveva detto non sei mio tipo. Dopo provare a fare la mia amica, sono finito per fare la mia. Laura ha 14 anni, è una studentessa e è una voce in mano. Ti troverò, spero non mi becchi non. Non lo so, ama fare shopping e vorrebbe diventare una massaggiatrice in un centro spa. Cassandra Tal è la concorrente numero 21. È una canzone che l'ho fatto dormire. È una studentessa di 15 anni e viene da Master Consiglio. Pratica la palestra per tenersi in forma e sogna di diventare un'investigatrice. Numero 22, Nizzi Garzia. Nizzi ha 18 anni, è una studentessa ed è nata in Perù, ma vive a Montecatini.
di cultura, sono componente numero 23, Giada De Marco. Perché tanto il tramonto, soltanto il tramonto. Giada, 18 anni, e viene da San Vincenzo. Dimmi che il primo ricordo pratica danza classica, quindi moderna. Infatti il suo sogno è quello di diventare una ballerina o inserirsi nell'ambito della moda. Ti vedremo prendere 9-6 ore, spingimi così. Alessia Coscioni, numero 24. Alessia di 16 anni e viene da Porto Cruzanese. Prima sole a fianco al mare. Pratica danza latinoamericana e vorrebbe diventare una stilista. Facciamo l'applauso alla Alessia e a tutte le altre 24 concorrenti, che devo dire sono state veramente molto brave. E anche con voi, complimenti alle mie miss. Grazie ragazze, che sei nuova cara, io ho questa strada. È vero, posso confermare. Le ragazze si vanno a preparare e che dite, andiamo a sentire qualche commento della giuria? Andiamo velocemente, qualche commento. Giuria! Possiamo sentire Andrea? Qualche commento di Andrea? Andrea, sei il favorito questa sera, via! Andrea, dillo che ti manco, dai! Dovete portargli un microfono? Sentiamo lo spadone cosa ci dice. Allora, sì, sono d'accordo con Gaia che mi mancano le liste che ho eletto io. Effettivamente c'è stato, siamo diventati anche amici, quindi con loro quando eleggi una miss te ne accorgerai, comunque te la porti un pochino dietro, la controlli sui social network se si comporta bene, mando messaggi, fai la brava, vai a casa tardi. Sei stato un po' il padrino della situazione, dai, diciamo così. Omar, cosa ci dici? Dico che siamo nella difficoltà, perché già con questa partita e l'imbarazzo è ampio, non so, ho fatto qui un vaso perché non so come che può tirare, tutte sono belle e difficili. È vero. Vorrei sentire anche Eleonora Capocchi, se con noi, la nostra esperta di moda. Come ti sembrano queste concorrenti? Buonasera a tutti. Diciamo che il livello si è alzato rispetto alla nostra settimana e già ho notato alcune ragazze che hanno fatto la differenza. Io non vedo l'ora di scoprire il loro volto. Ragazze, che ne dite? Andiamo, perché adesso per il pubblico ci sarà una grande sorpresa. Me dip on the top fish, I can rock the flock around the clock, non stop us out. Till ya! Music is the vibe, so open up your eyes.
time is running out to find the feeling. Allora, voi perché ti fate? Come vi chiamate?
La 7, come mai? La cugina. Ah, beh, allora sei di parte, vabbè, a me piacciono le persone di parte, brava, brava, così si fa. Qui ti abbiamo, eh. A te ne devo dare per forza di troppo, via, via. La 10. La 10, come mai? La bustina di rosa. Oh, bene, un commento, che dire in questo momento? È stato bravo, c'ha più stile la di rosa. La numero 10. La numero 10. A carattere, simpatia per andare a fare la polpa. Bene, io ci credo, ci credo. Vediamo qui chi abbiamo. Sai che ti vergogni, proprio a te che le do il microfono, dai. No, mi devo divertire stasera, via. La 6. La 6, come mai? Parla un po' più vicino, se no non si sente. Niente, non si vergogna. Gli sta più simpatica, va bene, io ci credo. Allora, andiamo avanti. E qui sul palco, come la scorsa semifinale, vorrei chiamare la nostra Gianna Nannini. Buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera Montecatini, quanto siete belli ragazzi, quanto siete belli, ti conosco, buonasera a tutti quanti, mamma mia quanti siete ragazzi, sono molto più bene tutta questa gente, per voi sei dell'anima, ci sei con me, vai tesoro, è lui! Contro questa nebbia, contro il temporale, c'è una notte lunga e limpida, fine. Lascia andare i giorni. Thank you.
Dirige l'orchestra, maestro, vai! Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu ce l'hai col cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Profumo di fiori di ti
figlio. Accadono qui, si sta meglio. La sabbia più bianca sta zia. Dimmi che sei proprio via. Gelato e cioccolato, dolce un po' salato. Tu, gelato e cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu, gelato e cioccolato. Perché qui è il Natale. Noemi, dove sei? Lo sai che avere l'impressione di restare sempre punto di partenza e chiudere la porta e lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considera che sei la ragione per cui io vivo, questo è un nome, amore. Cercando di vivere che sparisce ogni volta che parliamo e fingerti felice di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare piena nostalgia, farsi da sola e prenderti le mani e dire ancora non ci sono parole, non ci sono parole, non ci sono parole, sono solo parole. L'ultimo personaggio di questa uscita, l'ultimo per voi, Patti Bravo! Consiglio! Guarda, io sono la sua. Ormai credi, non c'è più nessuno a me. Quando chiedi un po' due e non sai, non vuoi quello che vorrebbe. Tu parli di me, forse non mi, mi credi. Ora sono qui perché non ti ricordi, eri come loro, sono tutti quanti dei miei, non vogliono qualcosa a me, cantate qui con me. Voglio dire, la cambio io, non ce la fa cambiare me, vedi qualcosa, cosa vorrei, vuoi far l'amore con me, la cambio io. Non sono geloso più di me, ti porto a mare, fammi sognare, e dimmi che non puoi partire. Grazie! Grazie! Perché è diventato uno dei miei sogni, ma sono in realtà. Dopo, staccato. Tanti altri personaggi, ciao! Grazie mille! Presentati un attimo al nostro pubblico. Dove vai? Passa le tue parrucche. Senti, dici un po' da dove vieni, qualche anni. Io vengo dalla Thailandia, ho scritto. Io sono di Monte Pulciano, provincia di Siena, io lavoro con Max Cortola, Nino Frassica, Fiorello, ho tante cose televisivamente parlando. Vi aspetto il 17 in televisione su TV8, a Guest Valencia, sarò ospite.
con un personaggio che vedrete nella seconda uscita, che non svelerò, ma poi tante cose in radio, RTL 125, Radio Italia, quindi veramente seguitemi sui social Andrea Bellocchi, Andy Bellocchi, e poi dopo voglio ringraziare una persona in particolare che mi ha fatto, che mi ha reso la possibilità di essere qua. Quindi lo dirò solo dopo, perché noi non viviamo soli, ma soli di realtà. A più tardi! Grazie mille, Andy! E allora entrano le nostre bellissime Miss Angels per presentarle una ad una. Virginia, Martina e Asia, prego, la masserella è vostra. Allora sono le ragazze dello staff che sono state con noi presenti in ogni casting, che ci hanno aiutato tantissimo, e anche questa sera, come le altre sere, sono stata all'entrata, quindi penso che le riconosciate, per prendere la temperatura. Grazie ragazze. Vediamo la nostra Virginia. Thank you.
Devo dire che ogni anno diventano sempre più bravi. Complimenti ragazze, siete state davvero bravissime. Dai pubblico, fatevi sentire. Allora, prima di andare avanti vorrei di nuovo ricordarvi di indossare la mascherina. Ragazzi, vi prego, indossate la mascherina, poi laggiù e anche un po' di qua. Indossate la mascherina, grazie. Allora, giuria, siete pronti? Vi voglio con la penna e la carta in mano, subito. Pubblico, che dite? Voi siete carichi? Perché adesso c'è uno dei momenti più magici della serata. È tempo di vedere le nostre miss in abito elegante. E allora, direi di iniziare subito con la concorrente numero uno, Silvia Ciacci. You broke my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now please love of my life. You see, bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Everything's over. I will be there at your side to guide you. How do I still love? Love of my life,
al numero 4, Carlotta Michi. Is it getting better? Do you feel the same? Con numero 5, Aurora Bonanno. Got someone to blame. You say one love, one life. It's lonely in the night. One love, you get to share it. Easy, darling. You are disappointed, and the bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go out? Well, it's too late tonight. Numero 6, Sara Mazzola. To the light. We won't be another same. We got to carry each other, carry each other. Love, love. Are you come to raise the dead? Are you come here to fight Jesus? To the leopards in your care? You're asked to love. Numero 7, Federica Fini. You give me nothing else. All I've got, yeah. We're one, we're not the same, yeah. Hurt each other, do it again. You say, love is a temple, love, higher love. Love is a temple, love, higher love. You ask me to enter, and then you make me crawl. But I can't be holding on to what you got. Oh, you got it, sir. One love, one love, one love. You got to do it. Numero 8, Asia Iacovelli. We each other have sisters and brothers. Where are you now?
Numero 10, Margherita Antonini. The monster's running wild inside of me. I'm faded. Shadow, I'm never meant what I needed. I'm numero 11, Isabella It's a freaky shallow.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we bring an numero 17, Viola Vampicelli. That salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Where are you? Julia, Georgia. Down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Numero 19, Marta Zucca. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Will I ride or run? And down the wall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels and Laura Iannotta. Giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons. Giving me a million reasons. Giving me a million reasons.
about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. Give me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. Numero 23, Giada De Marco. It's stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. È lo stesso numero dei tuoi anni, dillo pure. Sono 26, non sono 25. Vabbè, volevo essere buona, dai. Grazie. Buonasera a tutti, intanto. Allora, vi state divertendo? Sì. 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 È un pubblico difficile. È un pubblico difficile. È un pubblico molto difficile, va bene. Lui ha pettinato le nostre bellissime miss, ormai ha creato e fa parte di Miss Montecatini. Siamo in tre, abbiamo lavorato incessantemente, fino ai casting del primo gennaio, un po', insomma, abbiamo cominciato un po' zondina perché poi c'è stato ovviamente il Covid che ha rotto un po' le scatole, quindi siamo arrivati a luglio a fare poi i casting in presenza. Noi ci siamo sempre stati, fin dal primo, perché noi amiamo quello che facciamo, i capelli per noi, soprattutto per me, rappresentano una fonte di ispirazione quotidiana, mi piacciono tantissimo, quindi io amo i capelli, quindi stare in scena delle ragazze giovani, che giovani, ma è uguale, che siano sì, è uguale, basta fare i capelli, per me, io amo fare i capelli. Quindi siamo arrivati qua,
siamo arrivati alle tre serate finali e che dire, mi sembra che sia venuto un ottimo lavoro anche per merito di Noemi. Va bene. E ovviamente sostituito un grande Andrea Sperroni che fino a questi anni mi sa che ti ha sostituito abbastanza bene, eh? Allora, che dici, mi accompagni e lasciamo il nostro pubblico al quadro moda. Ovviamente, note... c'è cose più importanti. Esatto. Sulle note di Camilla Gambuto, che ci canterà Sciallo, che ci canterà Minuetto, con un abito proposto da Sposa Moderna Atelier. Un applauso. Come tolse la mia, una cosa per l'agonia, tutte le volte voglio dirti mamma, poi ti credo dove tanta forza non ce l'ha. Il mio cuore si ribella a te, ma ancora no. Thank you.
Grazie. Allora disannunciamo la bravissima Camilla, come sempre, e sulle note che canta la Camilla, il quadro moda proposto da Fabio. Ok, splendide ragazze, come sempre, guardate qua, in tutta la loro eleganza. Mi tocca fare anche il presentatore, meglio come dico sempre io, meglio la piastra che il microfono. E col microfono io proprio non ci sono assolutamente, amico. Ok, ok. Sto sostituendo momentaneamente Noemi perché c'è una piccola sorpresa per voi. Ma nel frattempo vorrei chiamare sul palco Samuele Rossi. Eccolo là! Vieni qua! Che bello qua! Sei sostituire Noemi? No, no. Come ti come ti chiamo? Io sono. Ci fisco, arrivo, arrivo! E l'hanno spento? No, vabbè, facciamo. Ma, io sono il concorrente numero 25. Concorrente numero 25, il partito. No, un po' appesantito. Facciamo un applauso al presidente del sostituto. Ci sarà lo spazio per me. Sì, te, mi lasci lo spazio, a me mi ha detto fai 10 minuti. Ora, dopo tutto sto ben di Dio che avete visto, io lo so che voi non è che avete tanta voglia di stare ascoltando un mistero. Comunque va bene, allora io sarei l'ospite comico, ora io non sono proprio un comico. E io tento di fare il comico. Il comico cosa fa? Ah, infatti ne volete approfittare, a me mi hanno messo perché dovete approfittare quando ci sono io per andare in bagno. Se volete andare in bagno andate, mi sono messo a posto di 10 minuti. Non sono un comico, però racconto quello che un comico fa, no? Cosa fa un comico? Un comico tendenzialmente prende in giro, no? Che fa? Si prende in giro i vizi magari della gente, per esempio un vizio qual è? Il vizio è questo qui, guarda. Il vizio, vizio, cioè il vizio del telefonino è pericoloso perché il telefonino ora gli è data la terza mano. Ora ti guardo te, dopo guardare qualcun altro si continua a fare azione. No, vizio del telefonino, il telefonino diventa la terza mano, cioè si va a bagno col telefonino, si mangia col telefonino, si lavora col telefonino, che è pericolosissimo, signora. Io ho avuto una mia amica, è andata dal ginecologo, ora non è che io ginecologo guardo lei, però insomma, mia amica è andata dal ginecologo, era in posizione, diciamo, da ginecologo, no? Ginecologo era ricco, insomma, che faceva il ginecologo, gli squilla il cellulare sicché risponde. Pronto? Marco? No, 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 dimmi. Vai, ti aspetto stasera a casa mia a vedere la partita, eh? Vai, ti aspetto, vai. Come? Come non sai dove abito? Dio buono Marco, non è mia che te lo posso rispiegare. Va bene, va bene. Allora, c'è la rotonda al supermercato? Bravo, tu prendi la prima uscita sulla destra, bravo. C'è un dirizzone, lo vedi? C'è un dirizzone. Bravo, c'è un'altra rotonda. Bravo, prendi la terza uscita sulla sinistra. Poi lo vedi, 50 metri ci sto io. Vai, ciao Marco, vieni, hai l'aspetto. Scherzi, dottore Lema fa, scusi, signora. La signora un po' sudatina fa, scusi dottore, che le posso dire una cosa? Fa, dica, guardi, se stavo 50 metri più in là, forse veniva anch'io. E io sono, no, io sono comico. Io sono comico, no, sono un comico. Queste cose qui le racconterei, per esempio, mi andrei a prendere in giro, per esempio, la mia famiglia. Io sono nato e cresciuto in una famiglia di anziani, il mio nonno e la mia nonna, certe cose, per esempio, sul modo del sesso, che io vedo questo bimbo qua. Questo, quanti anni tu c'hai? Quanti anni c'hai? Non mi fa... 11, l'hanno messo in prima fila, poverà. Ci ha visto arrivare tutte le miss, poverino, è arrivata la pubertà tutta un colpo. Però mi raccomando, lui invece è 40 anni che viene a vedere i Montegatini, infatti c'ha l'occhiale in quello che non no. Io vivevo in casa con mio nonno e la mia nonna, per esempio, no, non fate. No, in casa con la mia nonna, io certe cose, per esempio, sul mondo del sesso, le chiedevo alla mia nonna, poverina, certe cose non le sapeva io nemmeno. Io mi ricordo una volta, per esempio, entrare in casa e dissi, nonna, mi dice una cosa, ma te lo sai che serve la pillola del giorno dopo? Lei mi fa, oh, non so, sì, a digerire il miseria del giorno prima, grazie nonna. E mio nonno, vabbè, tutta un'altra cosa, il mio nonno, classico nonno, che come le dici qualcosa, lui tira fuori la guerra. Insomma, gli anziani sono così, gli dici, quello non si fa così, no. L'altro giorno una discussione in casa, dico, nonno, guarda che quello non si fa, dice, sta zitto del Samuele, che un mese nulla, io ho fatto la guerra del 15-18. Dico, nonno, ma te che anno sei nato? Nel 23. Allora come hai fatto? Ma erano altri tempi.
cioè, capito? Ma poi aspetta, cioè, se io fossi un comico le racconterei, però perché non faccio il comico? Perché a volte si incorre anche in delle difficoltà. La prima difficoltà qual è? Quando la gente non ride, no? E poi vabbè, fa ridere il toscano, ce ne vuole, perché il toscano, ragazzi, dice perché? Perché il toscano, il pubblico toscano è più comico del comico che sta sul palco. Ma veramente, ma io vi faccio degli esempi, io vengo da Lucca, Luca, due genitori lucchesi con due bimbi incontrano due genitori milanesi con due bimbe, il lucchese si avvicina al milanese e gli fa belli con le vostre bimbe, ma come si chiamano? E il milanese, si chiamano Asia e India, sarà noi, giriamo il mondo, però belli anche i vostri bimbi, come si chiamano? E il lucchese, si chiamano Rocco e Bilaccio, sai, c'era quello da Appennino. Cioè, allora, te vai a fare del toscano, il toscano a Luna Park, nonno e il nipote sulle macchinine a scontro, il nipote batte tu nella macchina del nonno, al nonno tu gli parte la dentiera fa 250 km al volo, morde un omino sul culo, l'omino si gira e gli fa la sua moglie, oh, a Luna Park si sta bene, lo scende le zanzare e ti mangia a vivo. Cioè, allora, no, te ora vai a fare del toscano, ragazzi. Dimmi, ma non parlate le mie parti, io vengo l'ho detto da Lucca, si va a ballare con i miei amici in benzina, a volte si parte, ci si riunisce alla banda 4x4, si parte, e per macchina omologata per 4, persone effettive sulla macchina 7. Ci fermano carabinieri una sera, il carabiniere la prima cosa che ci dice, certo ragazzi, in 7 è una macchina, e il mio amico, in 8 non ci si entrava. Stai zitto, mi ferma la parete. Allora il carabiniere prende la torcia, lo giuro, ce la punta addosso a tutti, fa ragazzi, fumo, droga, alcol e mi dico, no, ci abbiamo già tutto, grazie, siamo a posto. Cioè, te va a fare il toscano. A parte, va bene, sì, se ora tu vuoi fare il comico, io sono comico, però volessi fare il comico sarebbe difficile anche far ridere, perché ora non è che si vive in dei tempi dove puoi scherzare su tutto. Per esempio, la battuta e sull'eterosessuale, il bisessuale, l'omosessuale, ragazzi, vai a fare una battuta ora sull'omosessuale, vai. Io fra l'altro ce n'avrei una bellina stasera che è successa veramente a un bagnino di Torre del Lago, gli è arrivato questo ragazzo un po' affeminato e gli fa, bagnino scusi, ma dica, mi dice no, così per curiosità, mi dice ma sotto la sabbia, no? Cosa c'è? Il bagnino fa, che vuol dire sotto la sabbia? Sì, sotto la sabbia, cosa c'è? Il bagnino fa, sotto la sabbia? C'è la sabbia e l'acqua, cioè, mi rovinava la sotto la sabbia c'è la sabbia, no? Va bene, questo piglia va via, 2 minuti ritorna, bagnino scusi, ma che c'è? Mi dice una cosa che curiosità, ma sotto la sabbia, no? Cosa c'è? Bagnino, ma scusa, sotto la sabbia c'è la sabbia, ah va bene, va via, ritorna, ma bagnino scusi, Dio buono, lontano. Fatica, ma mi dice una curiosità, ma sotto la sabbia, no? Ma cosa c'è? Il bambino fa, oh, sotto la sabbia, e dice la sabbia, va bene, va via. Questo ritorna, bagnino, scusi, mi dice una cosa, ma sotto la sabbia, cosa c'è? E il bambino, un cazzo, bagnino, la pala, per dire, no, lo puoi fare la battuta, se oggi sarà la azzurri, no, lo puoi fare, Ma poi dai, se fai il comico oggi, bisognerebbe parlare di attualità, di cose brutte, vedete le cose che succedono, accendi la televisione, Dio buono, Veronica Romignola, accendi il telegiornale, le stragi, le omicidi, attentati. Io per un giro mi sono alzato dal tavolino, spento la televisione, ho detto no, ma certo, è proprio vero, con quest'ISIS oggi e si vive proprio male. Lei fa si è alzato dal tavolino, ha fatto sì, perché con l'ISIS si vive bene, vai. Cioè, bisognerebbe parlare di attualità, di cose proprio fresche, per esempio, si potrebbe parlare di cambiamenti climatici, no? Non le frega nulla a nessuno di cambiamenti climatici. L'avete visto, no? Questa ragazzina, Greta Thunberg, questa ragazzina di 15 anni che sta girando tutto il mondo dicendo che il pianeta sta andando a puttane, l'unico che gli risponde è Berlusconi, dice, secondo me stiamo andando nella direzione giusta? Però io non sono un comico. Però se vorrei essere un comico, perché? Perché il comico è quella persona che affronta la vita con ironia. E se a volte si sa, se la vita, la realtà ci rende un po' brutta la vita, stiamo tranquilli che forse una risata a volte ci salverà. Grazie, ora io, per tornato al bagno, c'è un ospite ora, perché
e oltre a me, siccome i ragazzi si devono preparare, mi hanno detto presentalo te. Ora io sinceramente sono anche un po' emozionato, signore, a presentare un ospite di questa portata, no? Perché penso che mai è venuto a Miss Montecatini un personaggio così grande. Allora io vi dico, dammi una mano, lui c'ha i capelli qua, ce l'ha bianchi, c'ha un ciuffetto bianco, non so se avete capito. Vedo lei mi guarda, non è che mi aspetta la macchina stasera, perché vedo che c'ha una faccia un po' come ti faccio un culo, sì. No, magari io lo farei, non so se è già pronto, ci siamo, il suo agente vedo che è là. Quindi, allora, lui è stato uno dei più grandi cantanti, che attualmente ha partecipato al Grande Fratello VIP. Quindi, mi guarda così, cioè, ha partecipato al Grande Fratello VIP, eh? Io lo presento, accogliamolo con un fragoroso applauso, signore e signori, Cristiano Malgioglio. Buonasera, vieni. Il microfono, Cristiano, se tu pigli il microfono e il gelato, prendi il gelato, vai. Vieni. Mamma mia, mi ero scordato del mio microfono. Applauso. Tesoro, dove sono le mie banane? Allora, sono con te? Sì, tesoro, cavallone, puledrone. Mi sembra di conoscerle. Mamma mia, che banane lunghe che ho, sono tutte cicchita. Da buono, che se non si può scherzare su certe cose, da buono. Ma come non si può scherzare, tesoro? Voglio che andare, mi sono innamorato di tuo marito. Io voglio. Mettila, puledrone. Andate avanti, fate la sfilata, vai. Sfila, io faccio lo sfilatino. Chi sono, Cristiano, sti soggetti? Oh, mamma mia! Lui è Mister! Sono i tuoi bodyguard? Mamma mia, che punta che ha! Questo no, è sensazionale! Fatti vedere! Fatti vedere dal pubblico! Cavalloni! Mettila! No. Mi sono innamorato di tuo marito! Io mi dissocio, Scusate! Alza tutto! Cristiano, c'è la mano che ti prenderà, ti metterà la banana, momenta in pace, ma chi si deve, sfilate, ti prendo tutto. Mangio tutto e mi sono innamorato, ma tu marito bravo per i miei giorni e mi sono innamorato, ma mamma mia, allora che mangia la banana, questa banana mangia, signore, io mi scuso, ma tu mi conosci, cavalloni. Controverao, spaccami, oddio che sono! Ma lo sai chi sta arrivando? C'è una di noi! Saltiamo le banane, Massimo! Fate l'applauso alle banane, soprattutto a lui che è Montecatieri! Ora capisco loro due, ma Tesca, sei accompagnato! Adesso! Vestito, se sai chi sembri, no! Guarda, sai chi sembra lui? Sembra ultimo! Sì! Sembra ultimo, ragazzi! Lui sembra ultimo, lui sembra ultimo! Lui è l'ultimo! Scusa che sono, ma Scusami, 17 anni che arrivi a far visto, capisco io, ma... Staccami, sono tu, stuzzicadenti, metti, Cristiano, lui, dove sta arrivando Maria De Filippi. Maria De Filippi? Grazie. Maria De Filippi. Guardavo se c'era uno che assomigliava a Costanzo, no? Non c'era nessuno, sì. Ma sì, no, non posso dare il microfono, no? C'era lui che assomigliava a Costanzo. Buonasera Maria! Buonasera! Maria! E buonasera, grazie! Questa è la storia di Tina Cipollani. Buonasera Tina! Grazie, tu sei Gemma. C'è Omar Monti che quando ti ha visto ti ha messo la mascherina. Grazie Omar, buonasera. Ti porto ad amici, tu ballerai con Sabrina. Abbassa la musica. Buonasera a tutti. Buonasera Maria. Io lo conosco lui.
da un uomo tutto un pezzo e il postino che ci possa per te. No, ma guarda come ti guarda lui. Che c'è lui, signora, stai attenta perché vedo che suo marito la guarda lui con un occhio un po'. Lui è Carlo Conti. Lui è Carlo Conti. Ciao Conti. Come stai? Quanto sei bello! Ma, occhio, abbiamo uno scherzato lui che ti aspetta la macchina e ti fa la ghigliottina. Allora, la ghigliottina per fare con me, ma somiglia anche un po', capito? A Gargaleazzi, c'è un che. Tipo, le donne non sono così, lui è un uomo, no, te lo dico, se no rimane traumatizzato. Questa è la storia di Antonella Clerici, Morietti. Chi è? Alfonso Signorini, grazie. Allora, direttamente dal Festival di Sanremo dirige l'orchestra il maestro Pepe Vessicchio. Fa tutto da solo, io non canta, facciamo cantare. Vai, Renato, ah, poi arrivo anche in volo. Prima Renato, poi qui si va in volo. Poi si fa il volo, c'è Renato. C'è Renato Zero, Maria? Renato. Mi dici veramente che c'è Renato Zero? Veramente, Maria? Ragazzi, Renato Zero, no, cioè io sai ogni giorno sia come una pesca mia colosa e che per loro stavi sotto e razza su di una soffice nuvola rosa, ma io come un gentiluomo e tu giove una sposa, mentre fuori dalla finestra, mamma mia quanto sei sexy, c'è aria tutta in testa. Sarà che noi due siamo un altro lontanissimo pianeta, e il mondo da qui sembra soltanto una povera segreta. Tutti vogliono tu, per poi accorgerci che niente. Che voce, Renato! Noi lo faremo come l'altra gente, questi soli resteranno per sempre. I peggiori danni della nostra vita, i peggiori danni della nostra vita, ci dimostra che nessuna notte è infinita, sta arrivando il volo della nostra vita. Signori, Renato Zero, io sono curioso di vedere il volo. No, ma sono il primo volino. Primo volino. Qual è il primo volo? Primo volo, vai. Che cazzate? Sei un motore, non c'è bene, non che mi sta portando. Aspetta, voglio vedere anch'io, fa vedere. E Gigi è uguale, uguale a Gigi. Non è costanzo, non è costanzo, non è costanzo, non è costanzo, non è costanzo.
Costanzo, oddio Costanzo! Sì, chiama Costanzo, chiama Costanzo! Ecco, sta preparando. Aspettiamo se avrà Sivario. Sei? Signori, Maurizio Costanzo! Grazie, grazie mille, grazie. Maurizio, come va? Tutto bene? Oddio, tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Il programma è sottotitolato la pagina 777 di Medio Libro. Non ho capito, lei ha capito? Io voglio sapere... Da te Samuele, va bene dall'istituto? Sì, superiore. Superiore di sanità. Sanità? Sanità. A me fa paura. Bene, allora... C'ho uno zio che ha preso un ictus uguale, c'ho fa la guarda lui. Allora io... Non ti voglio, buonino, non ti scherzare. Va. Allora, concludiamo con Enrico Ruggeri, presentalo, dai. Lo presento io? Dai. Allora, signori... A Maurizio Costanzo Show! No, c'è che no, buono, c'è! Massimo Conti! Prego! E allora, vai, buono sempre! Vai, Ruggeri Massimo, dai! Bello, che poi c'è questi tempi vuoti, che c'è! Eccolo, Ruggeri! I tipici occhiali di Ruggeri, fra l'altro! Famosissimo Ruggeri! Buonasera Enrico. Ti dice l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoni, canta Ruggeri. Fa tutto lui. Alza il microfono. Sì, si è rotto il coglione giustamente qui che fa. Ora si va via, si va via, si va via. Ora si va via. Vai, concludi perché sennò ci manda via la canzone fuori. Quando si ama davvero, mi spero. Grazie, grazie a tutti, Bellotti, grazie, perché anche non me ne sogno la storia che è talmente giorno per me. Un ente al giorno, un ente al giorno, sono il medico di Londra. Giusto, un ente al giorno, no, signor. E lui, ma io lo conosco. Ci siete pronti? Non si va, ma io lo conosco lui. Lui e Titi sono pronte? Sono pronte? Allora sono pronte! Ciao a tutti, buona serata! Ciao a tutti, buona serata, buonanotte! Di Bellotti, sognatevi! A chi si lascia? Ringraziamo Andy Bellotti e Samuele Rossi ed ora una bellissima cosa, un momento speciale con i vestiti di sposa moderna per lei sul canto con la bellissima voce di Camilla Gammoni. Oi oi. In all the good times I find myself alone. State vedendo, ammirando Gaia Pardini, Miss Montecatini 2017, che indossa un bellissimo abito proposto da Sposa Moderna Atelier di Rossella e Amalia a Mozzumano Terme. Do you need more?
me I can feel so out of control. In all the good times I found myself alone in a fortress. And in the bad times I found myself, I'm on the deep end, watch as I dive in, and I'll be the ground. Fatima e Miro, Miss Montecatini 2018. Ancora con un bellissimo vestito, sposa. Insomma. E ora state ammirando la nostra bellissima presentatrice Noemi Puntorno. Ancora una volta, con un bellissimo vestito di sposa moderna, a te, insomma, e amare. That salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Well, I'm feeling it, and my plane walks down one way street. Dato che la sposa moderna per si può vestire anche il look sposo, and insieme a Serena Sestini, Miss Montecatini 2019, è presente Isacco Salvi, Mister Montecatini, Marco Concelito, che indossa un abito da sposo proposto ancora da Rossella, e Amalia, sposa moderna e di molto moderna. Wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Dai, signori, un bel applauso per queste splendide creature.
She won't forsake me. I'm loving angels instead. Ricordiamo ancora Serena Sestini, Miss Bottega di 2019, Isacco Salvi, lo sposo, Mister Dolce Vita, appena incoronato qualche giorno fa, Noemi Buntorno. Che bella presentatrice che abbiamo, senza togliere niente allo Spadoni, però ci abbiamo la Noemi. Bravo, detto bene. Fatima Emiro, bellissima come sei. Miss Bottega di 2018. E Chiara Bandini, Miss Bottega di 2017. Lascio la parola a chi se lo vede. Grazie mille Stefano, facciamo un applauso anche a Stefano. Vorrei qui sul palco le due sorelle Amalia e Rossellina di Sposa Moderna Atelier. Grazie ragazzi, mando via Gaia e il mister perché si devono preparare per una sorpresa. Eccole qui. Buonasera, beh, ormai non ci conosciamo da un po'. Vorrei passarti il microfono per presentarti al pubblico e vi lascio parlare a voi. Buonasera a tutti, io sono Rossella, lei è Amalia, siamo due sorelle, abbiamo da poco inaugurato il nuovo negozio a Monsummano Terme, che è Cesare Battisti, proprio davanti al teatro, un bellissimo atelier, non è perché è mio, ma è la verità. Com'è Noemi? Meraviglioso, posso confermare. E niente, noi l'abbiamo chiamato Sposa Moderna, perché abbiamo delle linee un po' diverse da tutti gli abiti commerciali che solitamente gli atelier pubblicizzano e vendono, e infatti si vede che siete particolarmente stupendamente bellissime. Nei prossimi mesi avete qualcosa in programma? Nei prossimi mesi, diciamo nei prossimi anche giorni, saremo partecipi alla fiera degli sposi a Montecatini, che si terrà il 10 e 11 ottobre, e ci sarete anche voi. Loro sono le nostre bellissime testimonial, è un piacere lavorare con loro, indosseranno i nostri abiti e Noemi ha fatto, vedrete tra poco su tutti i social, lo spot che è stato girato con Noemi in una bellissima location di Chiara Nievole. A me piace molto far lavorare il territorio. Noi siamo di Monsummano, Montecatini, e a me piace molto molto collaborare con tutti i fornitori, con tutti i professionisti del matrimonio. È inutile andare fuori. Abbiamo una bellissima città, abbiamo delle bellissime strutture e tantissimi tantissimi professionisti a cui affidarsi. E quindi ci faremo la fiera e poi anche il 18 saremo presenti al Wedding Day, che ci sarà sempre il Poggetto Resort a Pianabile. E io spero che vi sentiate voi. Grazie mille e grazie soprattutto a tutte e due per averci dato questi meravigliosi abiti e che ci hanno accompagnato in queste sere. Grazie mille davvero. E adesso noi ci andiamo a cambiare e vi lasciamo con l'illusionista internazionale The Sander and Allison. Ma sta tocca a me. Signori e signori, buonasera! No, aspetta un attimo, lo rifacciamo. Tu metti pure la roba qua. Signori e signori, buonasera! Wow!
Abbiamo chiamato all'ultimo momento, mi hanno detto, dai, per venire qua a Montecatini e portare un po' di magia. Ora, fare magia con le facce così è un po' difficile, no? Allora, fatemi vedere, vediamo un attimino. Io ero dalla parte di là e sentivo il pubblico dalla parte di qua che applaudiva. Io ho preparato stasera un po' di illusioni, perché Vito l'organizzatore... Dov'è Vito? Facciamogli un applauso a Vito l'organizzatore di Miss Montecatini, numero uno. Allora, io sentivo le persone di qua che applaudivano molto forte, quindi io conto 1, 2, 3 e da qua in là mi fate sentire l'applauso più forte di Montecatini, va bene? Aspetta un attimo, lo rifacciamo, va bene? Bravi, proviamo! 1, 2, 3! Ok, adesso proviamo dalla parte di qua, 1, 2, 3! Ma loro fanno meglio, 1, 2, 3! 1, 2, 3! Tutti insieme! Wow! Vabbè, questo è lo standard dell'applauso che ci piace, va bene. Allora, io prima di iniziare, io ho portato due giochi di magia, di illusione, ma prima di fare questo vorrei conoscere un pochino il pubblico. Vediamo un attimino chi abbiamo qua. Ciao! Piacere, sono Sandra. Ciao, vorrei conoscere lei. Ciao, piacere, come ti chiami? Lucia, ringrazio di via Lucia. Un applauso Lucia! Direttamente qui dal tettuccio, guarda, lui ti ama, guarda. Lucia, fammi vedere la tua mano destra, così, bravo. Adesso fai questo movimento. Carino, vai ancora, bene, bene, perfetto, vai un pochino più giù, vai un pochino, no, un pochino sopra. Va bene, ci sta, ciao. Mettiti a sedere, bravo. Guarda bello lui, ciao. No, ok, no, fermo. È un tuo amico, aspetta, prestami un po' di questi, guarda. C'ha la pista d'atterraggio, quindi dico, ma, ciao. La signora che ride, come ti chiami? Dumarabba, che bello, vieni qua, dai, alzati in piedi. Alzati in piedi, com'è il tuo nome? Ramona! Applauso Ramona, non ti preoccupare Ramona, devi fare solo una cosa, Ramona. Stai qua, vieni qua, se non avere paura, Ramona. Guarda che bella Ramona, alza la mano destra, alza la cosa, sì, è facile, eh. Ti vuoi candidare per Miss Montecatini l'anno prossimo? Va bene, Ramona, stai qua. La mano destra, ferma, ferma, Ramona. Applauso, Ramona! Allora, io adesso vorrei andare avanti un po' con lo spettacolo. Ramona, dove vai? Stai lì! Cavolo, ragazzi, com'è difficile. Ramona, stai qua, così ti vedo. Bene, non ti preoccupare, non succede niente. Buonasera, ciao. Allora, io, stai su. Bene. Allora, io vorrei andare avanti con lo spettacolo, per il prossimo gioco avrei bisogno di una persona. C'è qualcuno che vuole venire qua? Ramona, la prima! Brava Ramona, applauso! Vieni qua, vieni, dai. Fategli l'applauso e venite sul palco, questa è la pedana, tappeto rosso. E in fondo abbiamo la sedia. Oh. Ramona, devi camminare tanto. Dici, perché hai fatto questo a me? Bene, Ramona, eccola qua. Guardate che bella! Ti piace? Va bene, cosa ci canti? No, scherzo, scherzo, tranquillo. Allora, Ramona, adesso quanti anni hai? No, è brutto chiedere l'età alla signora. Quanto pesi? No, scherzo. Tranquilla, Ramona, ti voglio mettere al tuo agio, però prima ti farò fare il più grande applauso da tutto il pettuccio. Io conterò 1, 2, 3 e tutti insieme ti faranno il più forte applauso. 1, 2, 3! Ramona! Non ti devi battere le mani da sola, quando loro ti fanno l'applauso devi fare l'inchino, ok? Lo puoi fare da sola, è facile, metti la mano qua, è molto veloce, vai giù, ok? Vai, fallo da sola. No, giù, giù, manco, sì, ok. Poi lo fai anche per loro, vai. Ramona, vai, poi lo fai anche per loro, vai. No, occhio, fermi. Allora, Ramona, mettiti a sedere e prima di iniziare con le illusioni, non ti preoccupare. Ah! Allora, qualcuno mi ha detto, mi fai sparire la moglie? Io suggerisco di non farlo, perché quando vostra moglie sparisce, sparisce con tutto. Vedo che ha detto, è vero, non avere paura. Ramona, tutto ok? Va bene. Ok, rilassati, non ti succede niente. Siamo pronti? Maestro, musica, vai, insieme! Ce la possiamo fare? Fermi, riproviamo, maestro, musica, la numero uno, is the one before the chair. Ah, c'è un problema, va bene, allora mettiamo un po' le mani ancora, dai, facciamo un po' di musica. Va, va, va.
questo è il bello della diretta. Ramona, vieni qua. Nel frattempo mi dai il numero di telefono. Scherzi, stai qua. Questo è il bello della diretta, non succede mai. Io ho lavorato per 20 anni sulle navi da crociera, ho vissuto 7 anni in America, poi sono tornato in Italia e abbiamo trovato Luca. No, scherzo. Fategli l'applauso ai nostri tecnici. Luca e Luca, che all'ultimo momento non trovano le musiche. Abbiamo provato, ce la facciamo, dai, tranquillo. No, vai, tutto va bene, il bello della diretta, va benissimo. Va bene, noi nel frattempo andiamo avanti. Mentre loro cercano le musiche, battiamo le mani e lo facciamo con la musica, vai! Rachela, vai, vieni qua! Io vado avanti, non è un problema, spero che trovi le musiche per lo spettacolo dopo. Applauso, Rachela! È la musica numero uno. Ok, attenzione, fulla, fulla, ci dovrebbe essere la musica, ma noi lo faremo live improvvisando con la voce. Guarda, tu l'unica cosa che devi fare è fare un nodo ai fazzoletti insieme, stretto, va bene? Pronta, vai! No, così! Bella. Ancora, un nodo, sì, bello forte! Vai Ramona! Che bella la musica, mi piace! Se conoscete una canzone, cantatela! È il momento! Dai che ce la fai! Ramona! Mi hanno detto fai 5 minuti, siamo già a 12! Lo so che non c'è la musica, no! Ci abbiamo la musica, applauso! Oh! Non ti preoccupare, non succede niente, le metto qua. E no, tienili qui, devi tenere la mano così, se no cade tutto. Fermo, non ti muovere. Fare entrare le illusioni,
io vorrei ringraziare innanzitutto l'organizzazione e tutte le persone che hanno deciso di spendere il loro tempo qua stasera, perché come dico sempre io durante gli spettacoli, il tempo è la cosa più preziosa che avete. Una volta che voi lo avete speso, il tempo non torna più. Quindi fatevi un applauso, grazie per essere qua con noi. E attenzione, è il momento, se siamo pronti con la musica, non so Luca dove è andato a finire. Luca, buonasera, con calma. Luca, stiamo aspettando te, eh. Guarda che non hai tutto il tempo del mondo. Lascia stare che te lo fa fare. Vai! Buttiamo un po' di fumo e poi pronti con la grande magia. Io uscirò un attimo. C'è già la musica. Dai, porta, chiudi le porte.
Wow, veramente tanti complimenti. Possiamo dare un microfono anche a loro per una breve intervista? Venite qua, venite qua. The Sander e Denison. Ce l'avete il microfono? Presentatevi un po'. Da dove venite? Chi siete? Qual è la vostra carriera, la vostra storia? La vostra storia inizia 20 anni fa. A bordo, va bene, stasera la musica, il microfono, il bello della diretta è anche questo. Dunque, per rispondere alla bellissima Noemi, non ti ho detto, fate un applauso, brava giovane conduttrice, la vedremo in televisione quasi sicuramente. La nostra carriera inizia 20 anni fa, quando ho conosciuto mia moglie, avevo una doppia decisione, la uccidevo o la sposavo. Se la uccidevo oggi ero libero. Però no, ci siamo sposati, abbiamo lavorato in giro per il mondo per più di 20 anni. L'anno scorso abbiamo deciso di tornare qua in Italia perché mi ero rotto le scatole di stare su una nave, chiuso, segregato, e è spuntato il Covid. Vabbè. Bentornati allora, devo dire. Grazie mille, siete stati bravissimi. Allora, prima di andare avanti vorrei un attimo qualche commento dalla giuria, perché con tutti questi cambi non abbiamo avuto modo più di sentire qualcuno. Allora, il nostro amministratore delle terme ci vuole dire qualcosa? Microfono, ce l'avete? No. Eccolo. Siamo quasi alla fine, come ormai 7 anni. Di bellezze ne hai viste tante, devo dire. No, no, ma io per me questo è il terzo anno, quindi 7 anni, no. Ah. Insomma, è il terzo anno, ma è come se fosse il primo, una bellezza unica, sempre spettacoli di grande livello e contorniati da uno splendido spettacolo proprio all'interno del Cuccio. Quindi io ringrazio anch'io tutte le organizzazioni, Vito, te e tutti presenti, perché anche stasera è stata una serata particolare, una serata unica. E tutte le serate io ho partecipato anche alla prima semifinale e ogni volta è come se fosse la prima volta. Grazie mille. Vorrei sentire anche l'opinione della giornalista della Nazione, che ancora non ha avuto modo di conoscere. Piacere. Piacere mio. Tante belle ragazze, per tutti i giovani. Molto entusiasta della regione. Quindi facciamo tanti auguri. Sono davvero curiosa di sapere chi avete votato. Ora vediamo. Ora vedremo, sì, ci siamo quasi. Grazie a te. Vuoi dire qualcosa, Andrea? No, niente di particolare. Cioè sì, nel senso, infatti io volevo fare complimenti in realtà. Che vabbè, le ragazze, vabbè.
perché poi qui si sta a discutere di bellezza quando una settimana fa, 10 giorni fa, venne fuori quella foto di quella modella di Gucci e si stava disquisire su cosa fosse la bellezza. Secondo me la bellezza è bellezza punto e basta, no? Poi è un ragionamento un po' lungo, però al di là di questo, della bellezza delle ragazze, così marcata, reale e non filosofica come ci vorrebbero a volte far pensare, faccio i complimenti a Fatima, che l'ho vista in formissima, che ha fatto quella coreografia incredibile, veramente oltre bellissima, perché si sa, nel nostro è bravissima. Agli artisti, quest'anno avete fatto tutto bello, quest'anno che non sono io, e poi complimenti a te perché sei davvero brava, 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 brava. Per me vale davvero bravo. Tanto, grazie. Giuliano Grazzini, ci vuole dire qualcosa, due parole? Direi come ha detto anche gli altri, che il discorso dell'Eterna, cioè uno scenario del genere, non fa altro che accrescere le bellezze di queste ragazze, si sono mosse con spigliatezza, disinvoltura e hanno accettato questo gioco nel modo giusto. Grazie. Allora, direi che ormai ci siamo quasi alla fine di questo spettacolo e tra poco conosceremo la futura Miss Montecatini. Ma prima vorrei far entrare qui Alessia e Laura per un saluto, per essere state tutta la sera a girare qui nel parterre nel backstage. E che dite, DJ, ci metti un po' di musica? Facciamoli fare una sfilata. Un applauso alle nostre due ex Miss Calcio ormai. In your electrical romantic form, trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me, yeah. We're gone. Look, find a way, yeah. You need me, so unplug yourself and go. I'll be electrical romantic. Nobody else can be. You only live online. Intanto ovviamente con le nostre banane abbiamo un po' girato, poi per dire stasera c'è veramente tanta gente, tante persone, soprattutto abbiamo magari conosciuto al meglio il nostro mister Dolce Vita, e poi Noelia l'abbiamo fatto anche per te. L'avete fatto anche per me, grazie. Io ho pensato a te. Stalkeratelo. Appunto, avremo anche modo in altre occasioni. Altre, esatto. Sentite, so che avete lavorato anche per Marco dietro le quinte, per il nostro broker, spiegateci un po' questa iniziativa e anche, appunto, dopo sentirò anche lui su questi premi. Beh, abbiamo lavorato come hostess, precisamente a Bozzimano, Parecchio, sì, e dove ci siamo divertiti a dare questi volantini, vabbè, con le persone che magari chi gradiva e chi no, però è stata comunque sia una bella esperienza. Certo, insomma, per la maggiore è andato appunto il concorso a premi, che vi invitiamo poi a seguire la pagina perché ce ne saranno altri, uno è anche in corso se non mi sbaglio, e è molto semplice, basta pubblicare una foto, in particolare con un cartolato che sarà fatto dalla sua assicurazione a Corriere, e la foto che avrà più like, quindi se non è stato posto, vinceranno dei premi. Ecco, ce l'hanno spiegato loro, sono state bravissime, che dici Marco, sono state brave, bravo, le istruite bene. Grazie mille ragazze, vi ringrazio e adesso è il momento di sentire Negroni e Tropicana in live con i nostri Cortex Astro
Gaia e il nostro mister Isacco. Un applauso. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera Montecatini. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Neroni antropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata, con sottofondo nirvana. Tutta festa, piedi di fata, io mai la presa da fatta. Anche quest'estate rimango la vacanza, muoviti in mano, tramonti in terrazza. Guardo le tue storie, se spiace fai la pazza. Credevi fossi a mare, invece sono nella vasca. Questo se le scritte su 40 gradi, sì, si stessa, se ti chiedono le body che contorno. Che tempo, mostri che fini! Senza più la volta, questa sera lasciamo tutto, partiamo per una meta lontana. Neroni, antropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata, con sottofondo nirvana. Tutta festa, piedi di fata, io mai la credo alla fata. Tra i chili in bocca alla praia, poi serata a bordo papaya. La tipa fissa ti abbaia, ma somiglia ad una cattaia. Se sei nero cai con le risulti, tanto che mi togli il fiato, tanto sono abituato. Più ti guardo dentro gli occhi, più il mio cuore accelerato. Sto su Insta per lavoro, ma non sono innamorato. 8 mesi di distanza, di pensarci salutate. Se mi passi la cartina, la mia nostra vacanza. Se mi fai con un tubo, non mi senti la mancanza. Non sa mai dove è stato, devo stare nella vasca. Non ci guido le tequila, la cadena che mi riempierà. Non lo penso, bevo fin di fumo lenta. Ora non perdiamo il tempo, con chi parliamo lento. Chiedo sole nella notte. Ormai li conoscete quasi tutti, Dai, presentatevi un'ultima volta al pubblico. E potete accendere il microfono? Sa che già c'è. Io sono Luca Magni, in arte astro, ho 17 anni. Scusa, Luca Contesi, in arte cortex, 21 anni. Da dove vieni? Vengo da Fucecchio. Io vengo da Ozzano. Allora, dici un po' della vostra carriera, come è nato, da quanti anni tu fai il DJ? Tu ormai sappiamo che è nata in quarantena. Sì, ormai tanto comunque è la solita storiella. Cioè, sì. La nostra collaborazione è nata in quarantena quando lui praticamente pubblicava su Instagram dei freestyle. Io comunque avevo tanti progetti nel cassetto e cercavo qualcuno che veramente ci credesse, avesse voglia di esporsi. E quindi noi l'ho contattato e così un po' per scherzo è partito tutto. Diciamo che a noi la quarantena ci ha fatto bene. Che dire, voi siete rimasti soddisfatti? Grazie. Dopo la quarta serata vi è entrata o no questa canzone in testa? Oh, bene. Soprattutto grazie a Gaia che fa parte del video di YouTube, ovviamente. La ragazza immagine del video di YouTube, quindi andatela a vedere. Grazie mille ragazzi, grazie Gaia. Grazie a tutti. E ora direi che ci siamo. Siete pronti? Siete carichi? Io voglio sentire. Oh, finalmente, uno che è carico, come lui. Io direi che è ora di conoscere la vincitrice della 12ª edizione. Facciamo entrare le concorrenti sulle note di Camilla Gammuto che canterà Me e Bobby McGill. Thank you.
Best of heaven, that truth, wedding poetry, it's been near as the dead is running to the sun. Hope the battle is a down, it's been told to me, till it's all to me, to me. So, I feel my food, and I find it away from death. It's been so da 5 anni. E in questi 5 anni ho avuto l'opportunità di partecipare a molte cose, ad esempio ho portato 2 miei inediti a Sanremo Giovani, sono arrivata alle semifinali nazionali di Castrodaro e sono arrivata in finalissima ad un concorso premio di Miss Sarà, che è un concorso dedicato interamente a Via Martini. E poi ovviamente queste bellissime serate che a me facciano da morire, e vi ringrazio sempre perché mi chiamate, e grazie ancora davvero. Grazie tanto a te. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, siete emozionate? Sarà lunga ancora, perché vorrei qui sul palco il nostro sindaco Luca Baroncini, vieni a farci un saluto, dai. Eccolo. Gli possiamo dare un microfono?
Grazie, buonasera. Buonasera Luca. Buonasera, complimenti. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto scusate questa, diciamo, cornice per questo sfondo straordinario, perché qua io sono di parte ovviamente, ma questo è lo stabilimento termale più bello del mondo senza ombra di dubbio, e credo che non solo io, che ne vedo tutti i giorni, ma i primi di essere qua. Quindi caro amministratore, mi raccomando, io buonasera, innanzitutto grazie alle terme di Montecatini, perché Miss Montecatini è anche grazie alle terme di Montecatini al caffè storico del Tettuccio. Il caffè storico del Tettuccio, mi permetto, non è pubblicità, tanto qua c'è solo quello, quindi allora, il caffè storico del Tettuccio è un posto incredibile, perché un caffè là dentro, per essere, se il mondo fosse giusto, un caffè lì dovrebbe costare 10 euro, più che a Venezia, perché è veramente qualcosa di straordinario. Quindi la bellezza di questo contesto che si lega alla bellezza di queste straordinarie ragazze. Miss Montecatini è arrivata alla 20ª edizione, se non sbaglio. No. Dodicesima? Quante? Dodicesima. Dodicesima e basta? Sì. Sembrava più. Allora, 12 edizioni, io devo dire che sono sindaco da un anno, ma Miss Montecatini mi ha sempre voluto bene. L'amico Vito Perillo, Andrea, tutti gli organizzatori mi hanno sempre fatto partecipare, perché sono veramente degli amici, sono persone straordinarie. Tra l'altro aver riempito stasera in questo modo questo stabilimento è veramente un motivo di grande emozione, di grande soddisfazione per tutti, dovrebbe essere così tutti i giorni. E invito tutti i ragazzi che sono qua, ci sono tantissimi giovani, visto che la bellezza è qualcosa di semplicissimo da notare, da comprendere, da capire. Dovete venire qua più spesso, qui dovete venire a far colazione tutte le mattine, perché questa è una bellezza che va ammirata ogni giorno. Niente, non mi dilungo tanto, perché siamo tutti curiosi di sapere chi ha vinto. In bocca al lupo, secondo me avete vinto tutte, compresa Noemi. Niente, grazie alla giuria, complimenti agli organizzatori di la Montecatini Terme. Grazie Luca, ti chiameremo più tardi, portalo pure con te. Allora, adesso sul palco vorrei le mie bellissime miss, Gaia, Serena e Fatima. Eccole, ci siamo ragazze. Siete emozionate? Tantissimo, però penso che la persona più emozionata qui per noi è Serena. Allora, vedo già che Serena ha fatto il cambio di corona, questa è la corona che passerà tra un po'. Ci siamo Serena, tra pochissimo. Allora, vorrei ricordare per il pubblico e anche per le ragazze qui presenti, le fasce saranno 8 in base alla classifica della giuria. In più ci saranno altre 3 fasce speciali, che sono quelle che andranno a Luca Comics. Quest'ultime 3 fasce sono state scelte dall'organizzazione e sono a parte, d'accordo? Fuori classifica. Quindi direi di iniziare subito. Perché qui è lunga. Brava, coprirmi, perché sennò qui mi spiano, mi sposto. Allora, iniziamo dalle fasce, quelle fuori dalla classifica. Quindi, la fascia di Miss Occhi di Gatto. Chi me la premia, Miss Occhi di Gatto? Che devo fare con Vito? Ditemela voi. Ah, ok. Premia Eleonora. Le nostre Miss Angels si passano le fasce. Allora, premia Eleonora con la fascia di Miss Occhi di Gatto. La numero, come siete presi, mamma mia, oh dai, fatemi un nome, mamma mia, dai, 18, Giulia Giorgi.
Fujiko. I maschi sono sempre più lenti. Vieni di qua, vieni. Allora, premio il nostro Andrea Spadoni con la fascia, di Miss Fujiko, la numero 22, Mizzi Garcia. Io lo sa che faccia, chi sei, perché sanno che si creano, e la fine da per quando vado visto in te, ogni cosa sapeva chi sarà, perché se la carezza di te sto pregando di te, chi lo sa, salute con me, se il gioiello di mare è tesoro di casa mia, il mio cuore è la nuova vita che sei, so che ti ho sentito più bene, premia Omar Mosley. Omar, dov'è? Ah, eccolo, lui è già preparato con la nostra Eva Kant Martina, che dovrà passare la palla anche lei stasera. Quindi con la nuova fascia di Miss Eva Kant viene premiata la numero 12, Federica Navari. Il nostro Stefano sempre pronto. E le tre fasce speciali sono state assegnate. Adesso inizia la classifica. Partiamo dall'ottava classificata. Premia Isacco, il nostro Mister Dolce Vita. Con la fascia Miss Dancing Club La Torretta. Vieni, prima di premiare l'ottava vincitrice. Vorrei sapere un po' come ci si sente, cioè sei stato mister, ha fatto lo sposo e ora è già a premiare questo ragazzo, incredibile, tutto in una sera. C'è fiducia, grazie. Allora, secondo te,
chi si spetta questa fascia? Secondo te? Vediamo se ci indovini o se ci vai vicino. Pensalo. E dopo mi dirà se ho ragione o no. Allora, premio Isacco, l'ottava classificata è la numero. Bravo, mi piace. Ancora, ancora, è stato troppo poco. Ah, è più forte, dai. 13, Matilde, Dio l'aiuti. The summer is mine. Assicurazione. Allora Marco, vieni qua, perché prima voglio farti qualche domanda. Possiamo dargli, sì, toglietela pure, possiamo dargli il microfono? Ce l'hanno, è vero, le vite, datti il microfono. Allora, la prima domanda che vorrei farti è: cosa fa un broker assicurativo e perché bisognerebbe sceglierlo al posto di un'assicurazione? Ok, al posto di un'agenzia sicuramente, perché semplicemente due parole per non fare troppo tempo, l'agenzia lavora sul campo della compagnia, quindi veramente vende dei prodotti. Il broker è il professionista che lavora su incarico del cliente, cerca le soluzioni migliori e trova anche il miglior rapporto qualità-costo sul mercato. Ecco. Voi dove vi trovate, da preciso? Noi ci troviamo, abbiamo più sedi, la più vicina qua è Monsulmano Terme, di fronte al centro per l'impiego, lavoriamo su tutto il territorio nazionale, siamo a disposizione per piani assicurativi personalizzati. Senti, questo è il primo anno che sei sponsor di Miss Montecatini, come ti è sembrato? Deciderai di prolungare questa collaborazione l'anno prossimo? Assolutamente sì, mi sono trovato benissimo e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori. Quando il primo Vito, che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno, non credevo, quando l'ho conosciuto, che dietro ci fosse tutto questo, quindi veramente tutti bravi perché è fatto a un livello professionale veramente alto. Bene, conosciamo quindi la settima classificata. Vai, parti. Oh, partite. Con la fascia di Miss Bartolozzi, ma perché ti fermi? Continua. Con la fascia di Miss Bartolozzi assicurazione, premia Marco la numero 1, Silvia Ciacci. Stefano, lo vedo già a carico. Stefano, tesoro.
numero 25. Allora, possiamo dare un microfono al nostro Stefano? Grazie. Grazie, grazie. Aspetta, vai. Stasera allora, hai fatto fare dentro fuori? Fuori dentro, sì. No? Sì, sì, ora sembra che sia una. Se poi si sta così anche per l'altra mezz'ora, tanto loro mi fanno fuori alla no, 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 vai avanti. No, vai avanti. No, vero? Vai avanti. Cosa gli diciamo? Bisogna perdere il tempo, cosa gli si dice? A che? Questi, no. Questi qua, chi ci guarda? Guarda che se perde il tempo qualcuno si alza e diciamo i capelli. Ma io lo faccio per creare suspense, è quello. Hai ragione. Va bene, via, andiamo avanti. La sesta classificata. Tesoro, parti. La sesta classificata è la numero... 7 Federica Fini. Le ragazze mi guardano disperate e vogliono finire, vero? Sei curioso. Allora andiamo più veloce adesso. La quinta classificata, parti con loro, con la fascia di Miss Link, è la numero 24. Della quarta classificata con la fascia di Miss Sposa Moderna a Telesto. Vai anche pubblico, su, ci stiamo avvicinando, La quarta classificata è la numero 9, Dunia Bresciani. Stay forever young. Not afraid to close my eyes.
caffè storico del Tuzzo. Oramai ci stiamo avvicinando, siamo alla terza classificata. La terza classificata è la numero 10, Margherita Antonini. You know the words in my songs. No, habla English. Our conversations ain't gone, but you know what it is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Then around the world, don't speak the language. To go to don't need a spring. I love you, you understand. Allora, c'è un premio anche della terza classificata da parte del nostro broker e soprattutto per le prime tre classificate, scusate, la 3-1 e ora scopriremo le altre due. Vieni, vieni, rimani qui. Sempre in mezzo, è vero, ormai. È il momento della seconda classificata. A premiare c'è Margherita e Antonella e Valentina, scusate, con la fascia Miss Oma 91 e insieme al piccolo Vincenzino. Ma quanto è bello, troppo. Allora, mi metto di qua. Loro due sono stati coloro che hanno realizzato il trucco delle ragazze questa sera. Allora, diceci un po', spiegate un po' i vostri premi che darete stasera, soprattutto alla vincitrice. Allora, noi abbiamo scelto di dare i premi alla nostra Miss, Miss Oma, a tutte le Miss e a tutto lo staff. Ecco, quindi saremo premiati anche noi, sì! Comunque premiare tutti perché sono stati tutti molto bravi. Abbiamo un premio anche per Miss Montecatini oltre che per la nostra Miss. E inoltre hanno lasciato dei volantini sui tavoli e anche alcuni all'entrata. Bene. La seconda classificata con la fascia Miss Oma 91 è la concorrente numero... più forte, la numero 16, Enola Bresciani. Ormai manca la prima vincitrice, ma prima di andare avanti
vorrei qui il nostro Vito Periglio, il padrone di Miss Mattegatini. No, niente pubblico della strada, non vedo meglio, sono un braccio, sono questo. No, niente, volevo solo che verso il 3 d'agosto avevo deciso di non farmi più, soprattutto quello che era successo, ho detto no, lasciamo perdere tutto, no? Perché sono tutto quello che c'è stato, arrivati, siamo andati in fondo, quasi diciamo dico stressati, però poi ho detto. Come faccio a dire a loro, state a casa, andavo di settembre, andate a fare un drink da qualche parte, state sul divano a guardare la televisione. Poi insomma, c'erano tutte le vite, per male avevo coinvolto in questa situazione, e ho detto, no niente, andiamo avanti, a posto di non dormire la notte, di fare le corse, insomma, abbiamo fatto. Poi devo dire che insomma, quest'anno abbiamo un po' cambiato, diciamo, lo staff, però non è stato un sacco nel buio perché insomma sapevo con chi avevo a che fare, quindi mi hanno confermato quello che pensavo di loro, anzi sono andate oltre le mie aspettative. Quindi niente, ringrazio loro, ringrazio le mie angel, ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato, le famiglie che le sono state dietro, naturalmente poi ringrazio Michelotti, ringrazio il comune col sindaco. Tutti gli sponsor che ci sono stati dietro, nonostante il gruppo ci hanno supportato, i giornalisti, la carta stampata, lo Spadoni, la Nazione con la Faustina, e veramente Roberto Grazzini, che tutte le notti alle 2:30 mi chiama e facciamo l'articolo insieme. Quindi devo dire, non ho perso la sentita di chiudere tutto. Ecco, poi ringrazio voi veramente per aver dato appoggio a questa mia decisione di continuare, perché insomma. Vedervi qua tutti pieni di stasera e niente, è stato molto bello. E niente, auguro, quindi Miss Mattegatini non la vincerà una sola ragazza stasera, quindi Miss Mattegatini l'hanno vinto in tanti questa sera, a partire da loro, tutte quante, insomma tutti quelli che hanno collaborato con me, perché insomma io sono stato un po' il coordinatore, poi il lavoro vero l'hanno fatto un po' tutti quanti. Ringrazio veramente anche la rappresentanti della mia famiglia che sono qui stasera, che mi sono, nonostante tutto, mi sopportano e supportano. E niente, vi godetevi la Miss, come ha detto il sindaco, viva Mattegatini, viva Miss Mattegatini. Lascio tutto a voi. Allora, prima di sapere la vincitrice, vorrei qui con noi, ah è già qui il nostro Stefano, il sindaco che salga qui con noi, i nostri sponsor, venite, vi prego, salite dai. E ovviamente il nostro amministratore delle terme. Allora, mi dovete aiutare? Serena, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Allora, premiano l'amministratore delle terme, Alessandro Michelotti, e il sindaco. Siete pronte? Io in questo momento voglio con le mie miss. Mi dite, sentiamo prima il pubblico. Ah, è ovvio. Pubblico, voi che dite? Tutte. Ma volevo dire, questa fascia pesa quasi più della mia. Quasi. Vorrei chiamare ovviamente anche qui CV di lavorazione artistica per lo scelto della Miss. Dov'è il nostro sponsor? Pensavo fossero saliti tutti. Dov'è? Di là? Mi dicono? Ah, eccolo, eccolo. Allora, ora abbiamo anche lo scettro e possiamo. Ci siamo, ci siamo. Venite? Ci siamo ragazze, siete consenati? Allora, al nostro tre, voi fate un grande O? Ah, ma oh, scusate, ma il nostro mister non sale, è su, Mister! Ecco, ora ci sta anche il mister. Bene, ricontinuiamo. Fate il nostro O. Miss Mottegatini 2020! È la numero! Yes!
Montecatini 2019 e Federica Navalli, Luis Montecatini 2020. Il nostro Brunetto che ha preso le riprese, tutte le persone che ci stanno guardando da casa, i collaboratori, il mister, il broker, le nostre ragazze, ovviamente il nostro sindaco, l'amministratore delle terme, il nostro Tito Perillo, e direi ragazze, se venite vi diamo anche i premi. Sì, passa, passa. Grazie per averci seguito per tutta la serata. Vi aspettiamo l'anno prossimo, e ovviamente quest'inverno ci sarà il taglio del nastro della nuova Miss e inaugureremo il nuovo anno di Miss Montecatini 2021. Wow. Dice, siamo già al lavoro per il 2021. Siamo già al lavoro. Ragazzi, venite per una foto tutte insieme. Ma il mister deve fare assolutamente una foto con la vincitrice, i due vincitori di quest'anno. Fate una foto un attimo voi due, dai, andate più avanti. Ecco i vincitori dell'anno 2020, mister e miss Montecatini. Non so se ci sono lì nel mezzo anche i nostri, se no ci sono affatti. Sono anche i nostri, però sono tutti qua. Possiamo andare? Siamo benedetti? Siamo benedetti. Non si può nemmeno ci sono le nostre. Questa è la scorta, si può andare a vedere.